Con noi Paolo Reale, commentare questa tua superba prestazione e vittoria meritatissima della tua squadra. Oggi 5 gol per te, vittoria appunto meritata dall'inizio alla fine. Sì, diciamo che anche se mancavano alcune persone importanti abbiamo giocato bene e ora siamo passati al turno successivo e quindi vorremmo vincere questo torneo. Certo, a questo punto ormai vi avvicinate sempre di più al secondo posto in classifica, ormai è veramente un passo, potete sperare anche nel primo posto se la Zenit farà dei passi falsi. Sì, noi speriamo appunto sempre nel meglio, no? Quindi si spera anche di continuare a vincere sempre fino alla fine. Cioè, alla fine addirittura oggi avete schierato anche il vostro quartiere all'attacco, Sì, ma sintomo perché... comunque di serenità all'interno del Sì, gruppo della questo sì, squadra. questa è la prima cosa. E poi comunque si era fatto male anche Battiato, quindi Che è ha andata fatto comunque all'attacco. un'ottima partita Sì, oggi. col colpo di tacco. Infatti. Va bene, ringraziamo Paolo Reale, complimenti a lui e alla squadra e ci vediamo mercoledì per la fine della notte. Buonasera a tutti, si conclude l'ultima partita di giornata tra Game Over e Atletico Mineiro, finita 7-0 per il Game Over. Qui con noi Stefano Scigliano. Oggi Stefano, tu sicuramente sei stato il migliore dei tuoi, però purtroppo la tua prestazione ottimale non è servita per la vittoria finale. Posso dire, alla fine dopo 2 minuti perdiamo 4-0, quindi è normale che parliamo, no? Poi tutto qua, non c'è più niente da dire, penso. Vabbè, No, una comunque, giornata. avete cominciato molto bene la partita, nonostante i primi gol avete giocato veramente, veramente bene. Poi a fine partita comunque la loro superiorità è da ridere, la vostra, non vi preoccupate. E magari il vostro calo di concentrazione, infatti, adesso. Sì, è quello che ho detto. Ci sono. È andata a finire così, scherziamo, ridiamo, meno male che sappiamo dove possiamo arrivare. Va bene, Alla fine. Beh, dai, Buonasera. vittoria simpatia per l'Atletico Mineiro e a dopo per l'intervista a Game Over.